Ci hanno detto praticamente di preparare le valigie, di evacuare, lasciare le nostre abitazioni e ci posizioneranno in diversi alberghi. I danni del terremoto continuano ad emergere a distanza di giorni. A Pesaro ieri sono state sgomberate 30 persone ed è stata chiusa al traffico via Luca della Robbia per i danni post-sisma del 9 novembre. Infatti, dopo i controlli dei vigili del fuoco, è risultata pericolante e dunque a rischio crollo la grande ciminiera dell'ex fabbrica di ceramiche Molaroni. Ho visto tanti mezzi di vigili del fuoco, di vigili urbani, insomma ho avuto tanta paura perché pensavo fosse successo ancora qualcos'altro oltre no, giovedì, mercoledì il terremoto. E niente, mi hanno spiegato che c'è questa specie di forno dove cuocevano la ceramica, non ho capito bene, questa torre, che è pericolante e che quindi noi siamo in pericolo praticamente. Mi hanno detto subito di andare a preparare le valigie, quindi in fretta e furia vado a preparare queste valigie. Rimasto sorpreso? Sorpreso, sì, perché sinceramente sono arrivato a casa, ho visto tutto smarrato, sono rimasto un po'... A paura più che altro. No, scioccato, insomma, no? Però dai, per quanto devi lasciare la casa, ecco, dopo ho telefonato a mio figlio che mi dava... Dopo adesso è arrivato i vigili in più, i vigili del fuoco, lì è pericolante, è rischioso, allora d'altronde ho dovuto lasciare, insomma. L'assessore all'operatività Enzo Belloni e la polizia locale e la protezione civile si sono subito attivate, ha spiegato il sindaco. Abbiamo preso contatto con la soprintendenza, l'obiettivo è quello di fare smontare al più presto la torre. L'intervento è privato, quindi speriamo che venga realizzato velocemente per limitare i disagi. È stata fatta un'analisi molto accurata e attenta sia con i droni ispettiva che con visivo, insomma sono arrivati con la gru praticamente sull'elemento danneggiato e la valutazione che è stata fatta appunto dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio è stata quella di predisporre l'evacuazione delle famiglie residenti a ridosso insomma del camino pericolante. E devo dire li piazzeremo tutti all'Hotel Cesare, intanto ci stiamo attivando anche grazie all'interessamento ovviamente dell'amministratore di condominio che ci sta dando una bella mano, purtroppo siamo sul pezzo e questo è uno dei danni collaterali del sisma che magari fino a ieri non ci aspettavamo, invece quando le operazioni diventano un pochino più dettagliate rischiano di venire fuori simili cose come è successo del resto ieri con la chiesa dei Cappuccini. A Fano invece sono state dichiarate inagibili una casa colonica a Caminate e parte di un appartamento in via Garibaldi nel centro storico, mentre ad Ancona 480 alunni verranno trasferiti in altre scuole. Infatti le medie Podessi e del Pinocchio e la scuola d'infanzia 25 aprile sono inagibili. Per mesi, ha spiegato il sindaco Mancinelli su Facebook, queste sedi non potranno essere utilizzate perché necessitano di interventi significativi. Altre tre scuole inoltre resteranno chiuse fino a sabato 19. Le medie Marconi, la scuola d'infanzia Sabin e l'elementare Savio. I monitoraggi proseguono in entrambe le province, ma d'altra parte continua a salire il numero dei danni riscontrati. Continuiamo a monitorare perché, come immaginavamo, probabilmente 20 milioni di danni non bastano. Abbiamo bisogno dello stato d'emergenza, abbiamo bisogno che Regione e Governo ci aiuti perché i danni del terremoto vengono fuori un po' alla volta, sperando ovviamente di aver passato il peggio dopo la bruttissima scossa di qualche giorno fa. Teniamoci in contatto, però come vedete anche oggi tutti gli operatori del comune sono al lavoro per garantire al massimo la sicurezza e la gestione comunque di uno sgombero che assolutamente non è facile.